poi evidentemente avevo ancora dentro. Casa Sanremo Writers, oggi abbiamo una bellissima testimonianza, abbiamo un bellissimo racconto su un viaggio di Claudia Lo Russo, alla quale ha scoperto una terra che le ha donato qualcosa di bello, sì. L'India. È stato il viaggio della mia vita, io ho sempre amato viaggiare, ma questo viaggio ha assunto un'importanza fondamentale, tant'è che a questo punto del mio viaggio personale, quindi della mia vita, penso che nessun viaggio sia mai frutto del caso, perché ogni viaggio sceglie a chi donare bellezza ed esperienza. E sono, insomma, a distanza di parecchi anni da quel viaggio e con l'esperienza della scrittura, ho capito che effettivamente anche io sono stata scelta e quindi le motivazioni per cui io sono stata scelta sono all'origine di questo libro. Parliamo dell'India, insomma, descriviti un po' com'è l'India e quindi come ha catturato il tuo cuore. Si soffre di mal d'Africa, Sì, però tu però dicevi che c'è un altro male sì, c'è che sicuramente anche il mal d'India, sì. è? Cosa ti ha colpito dell'India? L'India è una terra di fortissimi contrasti, bisogna arrivare in India con una certa preparazione, perché è vero che io cercavo un altrove, perché il viaggio è stato in realtà la conseguenza di un fortissimo desiderio di fuga, Da cosa? dalla realtà che io vivevo tutti i giorni e che era essenzialmente una realtà di dolore, di sofferenza, di chiusura. Lei ha combattuto anche un malessere. Sì, diciamo che la sofferenza immediata che mi ha spinto ad andare in India è stata, diciamo, la fine di quello che io ritenevo il grande amore della mia vita. Ma in realtà poi mi sono resa conto che mi portavo dietro un altro bagaglio, diciamo, di sofferenza che è relativa ad una malattia che avevo superato. Quindi arrivi in Quindi India. arrivo in India, io cercavo questo altrove, diciamo, lontanissimo, il più lontano possibile diciamo, dalla mia vita. Ma per quanto si possa credere che l'India sia l'altrove, l'impatto con l'India ti dà l'idea che sia sempre più altrove dell'altrove che avevi immaginato. Però proprio questa contraddizione, di estrema bellezza, ma anche di estrema chiaramente povertà, ha un effetto di shock. E quindi chi è disposto a lasciarsi trasportare da questo shock, entra in contatto con una bellezza assoluta, perché è tanto più assoluta proprio perché è così contraddittoria. Stiamo parlando di qualcosa di interiore anche, la bellezza Sì, interiore, la purezza interiore, certo. che in quella terra si dice, e forse è così, magari te ce lo puoi confermare, c'è. Sì, non è infatti soltanto stata la bellezza dei luoghi, che sicuramente un po' richiama il nostro immaginario collettivo, perché il viaggio che io ho fatto è stato in Rajasthan, nell'India del Nord, che è la terra dei re, quindi ogni città poi ha il nome di un trae il nome da un colore, quindi il tutto assume un aspetto ancora più fiabesco, ma in realtà è il contatto con gli occhi della gente, si dice, no, questa capacità di essere sereni anche ed è vero, ma perché loro probabilmente accettano la sofferenza e l'idea della morte, in un modo totalmente diverso dal nostro. Loro vivono con l'idea della rinascita, Reincarnazione. ma in generale proprio l'idea del riscatto spirituale, che comunque è coinvolgente. C'è una parte del libro che appunto tu dici il viaggio in India ha rivelato la parte più autentica di me rendendola libera. Scrivere del viaggio mi ha reso consapevole della mia autenticità e della mia libertà. Come Sì. sei cambiata? Cioè, Sì. come quando sei tornata? Quando sono tornata dall'India, io ho vissuto per un po' di anni in uno stato, mi diceva una mia amica, in uno stato dionisiaco proprio, di inconsapevolezza rispetto a quello che mi era successo. Poi una mattina mi sono svegliata
con una specie di contrazione dell'anima, come la chiamo io, e ho avuto proprio la necessità di mettermi a scrivere. In realtà, forse, al di là dell'esperienza dell'India, che ripeto è stata l'esperienza più bella della mia vita, l'esperienza della scrittura forse lo è stata ancora di più, perché è stato il viaggio nel viaggio. E questa esperienza della scrittura mi ha portato alla consapevolezza di quanto io, più che essere cambiata, avessi finalmente ritrovato me stessa. E ritrovato, e questo significa oltretutto ritrovare la libertà che per tanto tempo non c'era stata, cancellata da una dipendenza psicologica da un'altra persona o dal senso di colpa per essere guarita io e non un'altra persona al posto mio. Questo tuo racconto e la, diciamo, la relazione con la scrittura ti ha portato qui a Casa Sanremo, sì. Una delle 19 finaliste, con un grande augurio. Grazie. Anche da parte nostra. Grazie. Ma oltre alla, diciamo, a questa associazione, abbiamo scoperto che in India, o tra i tanti viaggi, tu porti con te un oggetto, una macchina fotografica. Sì. Perché? È un oggetto fondamentale, perché la macchina fotografica permette di stabilizzare la bellezza che, con cui ci si confronta, insomma, quando si è in viaggio. E quindi è per me un momento fondamentale, perché è vero che è un filtro, però è anche un filtro che permette di essere in quel momento, in quell'attimo, perfettamente consapevoli di dove si è, cioè del tempo che si vive e dello spazio in cui si vive. E diciamo che quello in cui mi sto cimentando in questi mesi, un nuovo progetto, un nuovo romanzo, ha anche a che fare con l'importanza della macchina fotografica. Un po' immortalare i momenti, no? È sì. Anche quello. Non, però forse aiuta questo a non libro dimenticare. Si acquisisce anche la libertà dalla macchina fotografica, quindi vabbè, vedremo. Non svegliamo vedremo, troppo. Vedremo. Quindi la macchina fotografica, più che immortalare, immagazzinare, liberare. Liberare, vedremo. Interessante. Il racconto appunto il libro è raccontato in una maniera che tocca il cuore di chi, dei lettori, quindi di chi lo legge. Grazie. È una dote che tu hai, cioè, nata, insomma, è una passione. Che cos'è per te l'arte della scrittura? Io mi sono stupita di me stessa. In realtà io, essendo insegnante di italiano, diciamo, ho una frequentazione con la scrittura, naturalmente con la scrittura degli altri. E per quanto riguarda la mia esperienza di scrittura, è sempre stata un'esperienza di scrittura legata allo studio, all'università o quant'altro. Quando invece ho dovuto scrivere di me e delle mie emozioni, ho scoperto attraverso proprio la scrittura e la modalità di scrittura quello che io non immaginavo di avere dentro, perché mi sono resa conto che le parole scritte, quello che io chiamo un po' la carne d'inchiostro, possono veramente rendere le emozioni e soprattutto farci capire come siamo dentro, cioè la modalità della scrittura è veramente ciò che ci rappresenta di più. Allora, veramente complimenti a Claudia Lorusso. Grazie. Sarò sabbia del deserto. Questo titolo, vogliamo sì. Far riferimento anche al titolo, il significato. Il momento più importante di questo viaggio è stato diciamo questa passeggiata nel deserto del Thar, che si trova appunto a nord dell'India. Il deserto noi lo associamo sempre ad un'idea di aridità, quindi di mancanza di vita. In realtà per me è stata la scoperta di uno spazio potenziale in cui si può essere granelli di sabbia modellati dal vento, arroventati dal sole, e quindi è veramente lo spazio della libertà e della possibilità. Tu ti riconosci un po' in un granello di sabbia? Sì, molto. In un deserto grande molto. Quanto? In un deserto assolutamente senza limiti e senza confini. Allora, ringraziamo davvero. Grazie. Claudia Lorusso. Grazie a voi. Ti salutiamo e naturalmente in bocca al lupo. Grazie. Poi ti aspettiamo per il prossimo romanzo. Certo. Sai già il titolo? Un pochino, sì, però non lo possiamo dire. Sorpresa. Non è legato ad un granello di sabbia. No, questa volta no. Okay. C'entra il vento, però.
Va bene, grazie. Grazie. Grazie, grazie davvero. Grazie.